un flash, quasi non si è capito. Secondo round, non rinuncia Rudan. E ancora Natalizzi, un altro sinistro terribile, va giù ancora Rudan, e qui ci stava. Eh sì, infatti c'è un altro conteggio, si rialza assolutamente a fatica Rudan, e infatti finisce qui, non aveva più lo sguardo il pugile croato. Guardate come malconcio, con grande difficoltà raggiunge l'angolo. 3 su 3 per Mirko Natalizzi, anche quest'oggi si impone prima del limite. E sin qui è uno dei pugili, insomma, che si sta facendo, direi, maggiormente apprezzare proprio a livello assoluto nelle World Series. Aveva, insomma, il colpo risolutore di Cinisello, era stato votato come il miglior colpo della settimana, lui come miglior pugile della settimana, e credo dunque, senza credo perché così sarà, terminerà al primo posto nel ranking di categoria, perché sotto questo aspetto fa fede solo la regular season. Bravissimo Natalizzi, e soprattutto la vittoria per gli Italia Thunder. Siamo sul 3-1, per cui saliamo a quota 8. Adesso dovremo aspettare un po' sino alla fine del mese. Gli Indian Tigers hanno queste 3 sfide ravvicinate, sono rimasti un po' indietro. Se le vincono tutte e 3, bravi loro, vanno a 10, nulla da fare per noi della classifica. E poi anche quelle contro i China Dragons, che sono ultimi ma perché penalizzati, potrebbero essere 2 sfide equilibrate, non è detto, insomma, che le vincano. Vincono gli Italia Thunder, vince, convince, favoloso Mirko Natalizzi, il demolitore di Roma. Linea alla regia e poi torniamo per l'ultimo match.